Amici sportivi di Entra TV, benvenuti ad una nuova puntata, la 25esima di Punto Sport, come sempre in diretta dagli studi di Via Dante qui a Lavagna, per raccontarvi quello che è successo nel fine settimana calcistico. Molti campionati sono finiti, altri sono finiti appunto in questo weekend, ma ci sono appunto, c'è la coda dei vari campionati, playoff, playout, i primi verdetti, insomma c'è ancora tanto da parlare e nel farlo lo facciamo con quattro ospiti, andiamo subito a presentarli, sono Fabrizio Dondero e Damiano Bacigalupo, rispettivamente dirigente e giocatore del Cornea. Buonasera, ciao Fabrizio, buonasera, ciao buonasera. Damiano. Poi abbiamo un giocatore che ha pensato bene di smettere col calcio, ma vedremo se poi è così, buonasera. Marco Ambrosino, centrocampista della Rapid Nozzarego. E poi abbiamo il direttore sportivo della Ruentes, Gabriele Piegari. Buonasera. Bene, iniziamo la trasmissione. Prima devo leggervi un comunicato dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio del Tiguglio, che organizza per mercoledì 13 maggio presso la società Carpi un incontro con il tecnico Fabrizio Castori, Carpi che è stato promosso da poco in Serie A. Il programma della giornata prevede dalle ore 11 alle ore 13 l'allenamento della prima squadra, a cui appunto assisteranno gli allenatori del Tiguglio, poi alle 13.15 pranzo presso la struttura del Carpi, alle 15 si assisterà all'allenamento della squadra giovanissimi di mister Lamane e poi il rientro nel Tiguglio è previsto per le ore 17. La quota di partecipazione comprensiva di viaggio e pranzo è di 35 euro per gli associati, 45 euro per i non associati. Le partenze sono fissate alle ore 7 dalla stazione ferroviaria di Chiavari, alle ore 7.10 dalla stazione ferroviaria di Lavagna e poi alle 7.30 dal casello autostradale di Sesto Levante. Per informazioni, insomma, vi dovete rivolgere ai soliti noti, uno su tutti, e insomma la testa, che insomma è l'anima appunto dell'AIEC del Tiguglio. Detto questo, andiamo a vedere quello che è successo nel fine settimana calcistico e partiamo con i risultati che sono maturati nei playoff e nei playout di terza, o meglio nei playoff di terza. Non ci sono le schermate, però vi dico io, insomma il Segesta ha vinto 2-0 contro il Moniglia a segno Moreno e Scarpino, mentre il Framura ha battuto il Borgo Rapallo 1-0 grazie alla rete di Rezzano. Tra l'altro tra poco adesso ci collegheremo con l'allenatore del Segesta Paolo Zanasi. Intanto chiedo a Gabriele Piegari, fammi un commento sul campionato di terza categoria, dato che tu sei un tuttologo, perché tu sai tutto di calcio. Lo dici te, lo dici. No, mi spiace il risultato del Borgo Rapallo. Secondo me a livello di rosa era una squadra che poteva ambire comunque ai primi due posti, poi purtroppo hanno avuto dei problemi di formazione in quest'ultimo mese, comunque per lavoro gli sono mancati due o tre giocatori importanti e purtroppo nella partita decisiva sono andati a giocare, almeno così mi hanno detto, se la sono andati a giocare rimaneggiati e purtroppo non ce l'hanno fatta. Hanno giocato secondo me contro una squadra al Framura che l'avevo visti al Macera e secondo me è un'ottima squadra. Io l'avevo visti proprio contro il Borgo Rapallo in campionato e aveva vinto il Borgo 2-1 quella partita, però a me il Framura era piaciuto. Quindi sicuramente poi giocare su quel campo non è facile e mi spiace che non ce l'hanno fatta. Vediamo un attimo la classifica di terza, perché chiedo un attimo, allora cerchiamo di collegarci con l'allenatore del Segesta. Ricordiamo che il Segesta ha vinto 2-0 contro il Moniglia, Segesta che ha fatto un grande girone di ritorno e poi insomma la squadra rossonera è riuscita a guadagnare posizioni per appunto disputare questi playoff. Sì, l'allenatore del Segesta è il primo che abbiamo qualche difficoltà stasera. Vabbè, comunque, dicevamo, il Segesta ha ottenuto il lascia passare per i playoff dopo un bel girone di ritorno. Il Moniglia ha fatto un ottimo campionato, forse è la rivelazione appunto del torneo, però è uscito immediatamente appunto da questa semifinale playoff e come detto poi nell'altra sfida il Framura ha battuto il Borgo Rapallo 1-0, come ha detto Gabriele, insomma peccato per il Borgo Rapallo, il Framura è un po' una incognita e insomma adesso si giocherà la finale sabato 9 maggio tra Segesta e Framura per vedere insomma chi salirà nel campionato di seconda categoria. Se la regia mi dice qualcosa, allora abbiamo in collegamento l'allenatore del Segesta, vediamo se arriva la telefonata, dovrebbe, ecco, insomma, bei momenti questi. Mister?
Eccomi. Ciao Paolo, allora il tuo Segesta ha vinto 2-0 contro il Moniglia. Raccontami un po' questa vittoria di sabato. Eh beh, è stata una vittoria molto molto sofferta, perché poi noi abbiamo segnato negli ultimi minuti di gioco, all'85esimo e al 92esimo, e il fatto di avere due risultati su tre è un vantaggio un po' effimero, diciamo, perché comunque più passa il tempo e più la squadra, diciamo, che ha un solo risultato diventa la ribaldia, diventa spregiudicata, sì. E quindi bisogna poi saper leggere in primis io e poi i ragazzi a trasmetterlo quando è il momento, appunto, di cambiare anche un atteggiamento e difendersi a tutti i costi. Poi noi siamo rimasti in 10 al 60esimo, quindi puoi ben immaginare questo difficile finale, comunque siamo riusciti a portarla a casa. E adesso affronterete nella finale di sabato 9 maggio il Framura. Che partita ti aspetti? Il Framura era un po' una squadra, insomma, un po' non si sapeva molto di questa squadra, però poi nel corso della stagione si è visto, insomma, che la squadra ha delle potenzialità, insomma, ci sono dei nomi importanti per la categoria. Sì, sì, i nomi sono importanti come i nostri, è una squadra molto forte, hanno tecnica e prestanza fisica anche. Noi in campionato contro di loro abbiamo dato vita a due partite veramente spettacolari, sia l'andata che al ritorno, proprio quelle di una volta, con anche qualche ceffone come una volta, però due partite veramente vibranti. All'andata abbiamo fatto 2-2 in casa nostra, forse meritavano forse qualcosa più loro. Al ritorno invece abbiamo espugnato il Barbieri vincendo 3-2 e, diciamo, anche ampiamente meritato. Hanno singoli come noi che possono veramente risolvere una partita secca in qualsiasi momento. Mi viene in mente, che ne so, Diego Rezzano, ma anche Matteo Del Gatto, che ho avuto come giocatore qua a Genova al San Fruttuoso. Quindi niente, veramente un bellissimo epilogo di un campionato bellissimo. Ecco Paolo, ascolta, il campionato l'ha vinto l'Atletico Casalza. Cosa è mancato al Segesta per non vincere questo campionato e invece passare attraverso i playoff? Beh, l'Atletico è stata la migliore, lo dice la classifica, perché avere vinto il campionato con 6 punti di vantaggio su noi e Framura, ma poi mettiamo in coda anche Borgo Rapallo, Moniglia e Valle stesso, dice che appunto sono stati sicuramente i migliori e loro sono stati più continui. Noi abbiamo avuto una flessione soprattutto di effettivi nel periodo novembre-dicembre, poi durante il mercato, appunto, così dicembre, siamo un po' risollevati portando a giocare gente che aveva smesso di giocare, e abbiamo fatto un bel filotto finale, però non è bastato a riprendere l'Atletico, che comunque mi meritato di vincere questo campionato sicuramente. In Moniglia invece domenica scorsa si posso considerare l'autentica sorpresa di questo campionato, perché se pensiamo che con la rosa che ha a disposizione è arrivata, diciamo così, a un passo dalla promozione, era lasciata solo al 90esimo nella semifinale contro di noi, il lavoro che ha fatto soprattutto il loro mister dal punto di vista degli stimoli è stato grandioso, ecco. Paolo, cosa fai l'anno prossimo? Rimani? L'obiettivo è quello di rimanere in seconda. Okay, va bene, mi hai già risposto anche alla domanda successiva. Va bene Paolo, io ti ringrazio, insomma, spero di averti presto in trasmissione. Io ringrazio te e tutti i tuoi collaboratori, perché penso di parlare anche un po' a nome di tutti gli allenatori, dirigenti, tesserati, dei dilettanti, perché il lavoro che fate per rendere importanti questi campionati è grandioso. Complimenti a voi. Esagerato, finché reggo vado avanti. Va bene Paolo, ti ringrazio. Ciao, ciao. Bene, abbiamo ascoltato Paolo Zanardi, allenatore del Segesta, che ringraziamo. Ricordo allora i risultati dei playoff: al momento Segesta Moniglia ha vinto 2-0 il Segesta, rete di Moreno e Scarpino, Framura Borgo Rapallo è finito 1-0 per Framura, rete di Rezzano. La finale si giocherà sabato 9 maggio tra Segesta e Framura. Passiamo al campionato di seconda categoria, dove si sono giocati i playoff. L'Aurora ha pareggiato 1-1 contro il Levanto, si è andato anche ai supplementari, poi insomma è finita così 1-1, Esposito e De Crescenzo i marcatori, Esposito per l'Aurora, De Crescenzo per il Levanto, quindi l'Aurora accede alla finale. Questo è il pubblico appunto
che era presente sabato pomeriggio all'Andersen di Sesto Levante, il campo di casa dell'Aurora. Tra poco sentiremo anche Carlo Olivieri, che è il dirigente appunto dell'Aurora. E mentre la Ciassetta ha perso al 94esimo contro il Sore, finita 3-2. Ricordo i marcatori: Vinci Guerra, De Salvatore, Gambino per il Sore, mentre per la Ciassetta c'è stato un autogol e rete di Sanguinetti. Ma prima di collegarci con Carlo Olivieri e poi per parlare con gli amici del Cornio, perché in secondo ci sono stati anche i play out, chiedo ad Ambrosino: allora smetti per davvero, perché tu hai scritto su Facebook la mia ultima stagione, però non ti crede nessuno, neanche tua moglie. Neanche mia moglie. Sei sicuro allora di questa tua decisione? Allora, intanto quanti anni hai? Perché 38. 38. So. Quindi incominciano a farsi sentire, ecco. Diciamo che adesso, come ti dicevo prima, la motivazione sarebbe incominciare ad allenare, anche perché comincio già ad avere 38 anni, quindi devo anche incominciare, ecco, prima o poi bisogna chiudere una parentesi, aprirne un'altra, e ora sto un attimo alla finestra, spero che qualche squadra mi chiami per sederci a un tavolo, e se ci sono degli intenti magari comuni per comunque affrontare un progetto, partirei anche dalla terza categoria, seconda categoria, perché devo anche fare esperienza tutto. Nel caso invece in cui non ci fossero delle chiamate, l'indirizzo è smettere. Comunque mi è appena nato il secondo bambino, si dorme poco, quindi i sacrifici sono tanti. La prova del 9 è quando incomincia il mese di agosto, che incomincia a vedere i ragazzi in giro con la borsa. Se li rego botta, basta e smetto, ecco, se no comunque l'intento sarebbe incominciare ad allenare adesso. Allora, mentre chiedo alla regia se può cominciare a collegarsi con Carlo Olivieri, che è il dirigente dell'Aurora, chiedo a Fabrizio di commentarmi prima della vostra impresa, perché insomma avete fatto un'impresa, poi andiamo a vedere il perché. Insomma, come li giudichi questi playoff al momento? Ma Levanto, forse come Rosa, che hanno cominciato la stagione, erano davvero molto forti. Io mi aspettavo forse che li raggiungessero con largo anticipo, poi un po' di problemi vari, precisamente non li so, poi dico, mi ha stupito l'Aurora e la Ciassetta. L'Aurora forse ancora di più della Ciassetta, la Ciassetta comunque fa comunque una bella rosa con uno sparaccio davanti, che secondo me è un giocatore di categoria superiore. E secondo me si sono meritati tutti e quattro i playoff con le squadre. Tra poco ti chiedo del Cornio, preparati. Pronto Carlo? Pronto? Carlo, mi senti? Sì, sono al campo che facciamo allenamento. Bravo, allora intanto ti saluto Carlo, ti faccio i complimenti, ed è un bel obiettivo questo del tuo Aurora, 40 anni di storia, ed è un risultato importante, già quello di aver ottenuto i playoff, adesso siete anche in finale. Sì, diciamo che il risultato è molto gratificante, perché in concomitanza col 40esimo compleanno dell'Aurora, e la soddisfazione è veramente molto molto grande. È anche il fatto che sabato in tribuna c'erano alcuni dei fondatori dell'Aurora di 40 anni fa, vuol dire che siamo ancora nel cuore, diciamo, del paese, insomma, della città. Ascoltami Carlo, raccontami un po' questa partita, insomma, non sono bastati i 90 minuti, Una squadra molto motivata e molto determinata, e contestualmente anche molto corretta. È stata una bella partita dove nel primo tempo forse ci siamo espressi un po' meglio noi, e nel secondo loro hanno gettato il cuore un po' oltre l'ostacolo e hanno fatto qualcosa di più. Siamo riusciti a contenerli, siamo andati con il risultato di 1-1 ai supplementari, e lì loro veramente sono buttati all'attacco, noi abbiamo colpito in contropiede e siamo riusciti ad avere anche un calcio di rigore a favore a metà del secondo tempo supplementare, che poi è stato sbagliato da un nostro calciatore, e poi abbiamo portato in porto la partita. Penso che il risultato comunque complessivamente, per quello che si è visto nei 120 minuti, sia giusto. Non c'era una squadra che ha veramente dimostrato di essere più forte dell'altra,
noi in base al pareggio avevamo appunto la possibilità di essere qualificati alla fase successiva e ci troviamo in finale a festeggiare e la finale e il miglior risultato storico di sempre e i 40 anni dell'Aurora, che forse è il risultato più grande, ecco. Ascolta Carlo, la peggiore e la miglior partita di questa stagione secondo te della tua squadra? La miglior partita in assoluto in casa qua contro il Sori, che combinazione, la rincontriamo, lì abbiamo veramente giocato a calcio. Sì. E la peggiore forse direi che le partite con i Sestieri sono state forse le peggiori. Mi spegni una parola per il mister Figone? Ma mister Figone ha un grandissimo merito di essersi calato nella categoria provenendo dall'eccellenza. Scendere così rapidamente non è facile. È riuscito a immedesimarsi molto bene con la giusta dose di umiltà e di modestia. Al contempo ci ha dato delle regole, ha dato delle regole ai giocatori, ha dato delle motivazioni, è stato veramente bravo. E anche sul piano tecnico devo dire che ha visto bene le partite, perché anche sabato scorso i nostri cambi, secondo noi dirigenti, sono stati importanti, ecco, sono stati determinati per il risultato. Va bene Carlo, io ti ringrazio, spero di averti ospite in trasmissione presto. Sai, io sarei venuto l'altra volta, ma non stavo tanto bene, ancora tanto bene adesso. Io ti ringrazio, ringrazio Intella TV, ringrazio questa trasmissione che per il calcio di questa zona, di noi, è bellissima. Ecco, noi all'inizio siamo al campo e c'è Cidella che subito va e sintonizza e seguiamo Giulio Cappello, perché sai, Cide è un tuo grande fan. Povero lui, va bene. Grazie. Ciao. Grazie ancora Carlo, grazie. Ciao, buona serata, grazie. Grazie. Ciao. Troppi complimenti, puzza qualcosa qua. Vabbè, comunque, ben accetti per carità di Dio. La finale tra Aurora e Sori si giocherà sabato prossimo, appunto, 9 maggio. Ma come detto, non ci sono stati solo i playoff, ma in seconda ci sono stati i playout un po' particolari, perché insomma c'è stata prima una sfida, ce ne sarà un'altra. La sfida di cui vi sto parlando è quella tra Riese e Cogna, vinta dal Cogna 3-2, ricordiamo i marcatori per la Riese: Savona e Serao, per il Cogna Sansone, Leverone e Capurro. Una telefonata, attenzione, non so chi è. Pronto? Pronto? Oh, è caduta la lì, peccato. Non so, richiamerà? Vabbè, richiamerà. Stavo dicendo, Riese Cogna ha vinto il Cogna 3-2, a segno Savone sarà per la Riese, mentre Sansone, Verone e Capurro hanno regalato i 3 gol con cui il Cogna si è salvato e ha condannato la Riese a fare un ulteriore spareggio, che si giocherà in partite di andata e ritorno, l'andata il 9 maggio al Daneri e il 16 maggio in Colmattamare, con la panchina. L'andata panchina Riese, ritorno Riese panchina, non se ne esce, vediamo. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Sono un ex coltivatore diretto di Cogorno e adesso ho comprato una cava di Ardesia a Cornia e volevo fare i complimenti ai ragazzi del Cornia per l'ottimo successo. Bene, vuole dare un nome a questa voce? Lei è il signor? Io sono un ex coltivatore di Cogorno, che adesso praticamente l'agricoltura va male perché ci sono tutti sti belindi vegani che mi mangiano tutta la roba dell'orto. Allora ho cambiato attività e voglio andare su a Cornia e sono diventato un grande tifoso del Cornia e praticamente voglio fare i complimenti ai ragazzi per la gran partita, anche se hanno vinto con la Riese, che è una squadra che simpatizzo anche per loro, però il Cornia sono fortissimi. Allora senta, io ho quasi indovinato chi è. È lei? Ci siamo capiti, io e lei? Prima di svelare devo fare una domanda a Dondero. Sì. Ma adesso che hanno vinto i playout, i ragazzi, è vero che li porti al di là della galleria a festeggiare? Vediamo sabato prossimo. Non ho ancora detto. No, perché cioè, nel senso è una cosa importante. Cioè, nel senso, io tra l'altro mi volevo anche aggregare a questa festa.
allora, sì. Cercando di tenere segreto, ma anche noi a Cogorno vogliamo partecipare. Cioè, inutile che partecipi. Sabato prossimo sei invitato a mangiare alla ciminiera. Poi organizziamo. Si dice così, è giusto. Va bene. Ti aspetto lì. Buick, ho chiesto al comune di Cogorno, sei un residente di Cogorno, quindi sei tu, vero? Sì, diciamo che sono io, anche se a volte chiamo mio cugino di corni, sono io. Posso fare un'altra domanda prettamente tecnica rispetto a un giocatore importante del Cornia? Sì, sì, mi dica. In tempi brevi, perché ho gente, ecco. Sì. No, volevo dire, siccome è stato decisivo il gol di Sansone, di Fabio Sansone, mio carissimo amico, in questa partita, volevo chiedere a questi due ragazzi esperti di calcio, secondo voi il fatto che lui si tagli le sopracciglia come Elton John incide, cioè migliora le sue prestazioni calcistiche o è solo una cosa di unione di gruppo nello spogliatoio? Non migliora le sue prestazioni calcistiche, è così, purtroppo è... Gli ali di Gabbiano hanno colpito ancora una volta. È soddisfatto? Abbastanza. Posso fare anche un saluto a Ambrosio, che l'ho visto lì, mi dispiace se lascia il calcio, perché voglio dire, abbiamo tutti un grande calciatore. Grazie mille. Va bene. Grazie per i complimenti. Comunque, secondo me come allenatore si troverà meglio, perché siccome lui è uno che parla 90 minuti in campo, visto che adesso fa l'allenatore non c'è più il fastidio di dover correre, c'è più tempo per parlare. E c'hai ragione, è vero. Va meglio, visto che 90 minuti ne parla 95 va bene Mirko, io ti ringrazio. Joelle, posso fare i complimenti a Mauro Foppiano sul rinnovo di contratto al Mukonis, che probabilmente non posso dire altro perché è molto contento di questa cosa, infatti mangio un formaggio gratis tutti i giorni. Va bene Burke, grazie, ti ringrazio molto. Più spesso che gli rinnovano il contratto per 5 anni, così almeno evito di fare la spesa. Va bene, grazie ancora Burke. Grazie a tutti. Grazie. Sì, va bene, ok, grazie. Bene, abbiamo sentito anche Mirko Vaccarezza Buica, che insomma se non appare non è contento. Dicevamo, il Cornia si è salvato, l'Ariese invece doveva fare un altro spareggio contro la panchina. Intanto chiedo a Fabrizio e a Damiano di raccontarmi questo spareggio contro l'Ariese, insomma uno spareggio che comunque è figlio di una stagione problematica. Sì. Vai Fabrizio. Cominciato già dall'estate scorsa, una stagione maledetta che pensavamo finisse tragicamente, perché pensavamo di retrocedere diretti e non ne uscivamo una dietro l'altra, infortuni, Stefano il malore che ha subito a ottobre e poi non ci abbiamo mai mollato. Qua devo ringraziare Damiano, tutti i ragazzi che sono sempre stati, i ragazzi nuovi che sono venuti a dicembre, e abbiamo lottato e l'abbiamo meritata, secondo me. Poi secondo me anche l'arrivo di Roberto Torre ci ha dato una grossa mano, ci ha dato delle motivazioni importanti e ce la siamo meritata e basta. È stata una partita senza un tiro in porta, diciamo. La più brutta. Ci spiegano così. Una partita orribile purtroppo e che alla fine è stata decisa da quello che ci mette sempre più impegno di tutti, che è Riccardo Capurro. E è andata bene e per quelli che hanno perso sarà dura, perché comunque diciamo giocare un playout avendone già perso uno è molto più difficile. Tra l'altro ne parlavamo a telecamere spente. È un regolamento un po' strano, perché c'è questa Ariese che ha dei diffidati, è un po' condizionata la partita con la panchina. Certo, perché alla fine con sei diffidati andare a giocare uno scontro andata e ritorno, se si è ammoniti nell'andata si salta al ritorno. Quindi ne gioverebbe la panchina, che però so che mi pare che abbia un giocatore che si sposa. Eh sì, intanto è vero, sabato si sposerà Cristian Gastrini, che noi appunto salutiamo e facciamo gli auguri, quelli da Ariese si sfregheranno le mani, insomma Gastrini non c'è e quindi si deve sposare, quindi auguri a lui e a signora. E poi sicuramente però l'Ariese ha 2 risultati su 3, che però secondo me li ho visti parecchio battuti alla fine partita, anche perché è un match, hanno perso in casa loro, 2 risultati su 3, insomma
non è facile. Quarto d'ora alla fine. Guardiamo un attimo. Sì, sì. Sì, no, no, dicevo, no, vincevano 2-0, 2-2, poi 3-2 per gli ha tagliato le gambe. E questo poi dopo. Guardiamo un attimo la classifica di seconda, a fine stagione il campionato è finito, come sappiamo, con la vittoria del Real Fieschi. Parto da Gabriele. Gabriele, me lo fa un commento su questo campionato, al di là del Real Fieschi che si sa che doveva vincere questo campionato, come vedi la zona playoff con questa finale, poi essendo, anche il discorso dei playout? Essendo a 14 squadre si vede benissimo come con una vittoria, cioè con due risultati positivi, uno passava dalla zona playout alla zona playoff, perché Sestieri 33, Levanto 40, 7 punti dalla salvezza ai playoff, comunque è veramente minima poi, sì. Cioè in un campionato intero la differenza poi veramente la possono aver fatta gli episodi o una partita sbagliata. E io, non perché ci sono qua loro, ma comunque seguendo i risultati devo dire che comunque il Cornia ha fatto veramente un'impresa, perché mi sembra che nel girone d'andata aveva pochi punti e ha fatto un gran girone di ritorno. Poi ne so qualcosa perché l'abbiamo vissuta l'anno scorso, è bello vincere i campionati, ma una salvezza, festeggiare una salvezza così è una cosa bellissima. Marco, invece tu che sei un ex cogornese, questa cogornese che insomma poteva fare qualcosina di più. Come rosa sì, come rosa anch'io sono rimasto sorpreso che non abbiano lottato almeno per la zona playoff. Poi sono anche un ex panchina, perché io sino a dicembre ero comunque alla panchina, e mi piacerebbe sottolineare che comunque anche loro in mezzo a tante difficoltà sono quasi riusciti nel girone di ritorno a fare il bottino, da arrivare, non dico da essere fuori dalla zona playout, però a giocare sarà meglio. Sì. Nella posizione di classifica che erano a fine girone d'andata, perché purtroppo quando c'è stato il cambio d'allenatore è arrivato un nuovo allenatore che non conosco, perché quando è arrivato io non c'ero già più, comunque cioè, mi metto nei suoi panni, che arrivare e fare i punti che comunque ha fatto, che appena arrivato purtroppo per l'alluvione, per tutto, c'era comunque il campo di Capiarana che per diverse settimane è stato impraticabile, perché sennò secondo me la panchina avrebbe fatto un campionato più tranquillo da potersi salvare all'assenza Patemi, e questo mi è dispiaciuto. Se no per il resto della classifica direi che più o meno rispecchia la rosa delle squadre rispetto alla classifica che c'è. Sicuramente c'è l'Aurora con al Configone, che ho avuto la fortuna di giocarci insieme, siamo nella Chiacchierarza, comunque faceva già l'allenatore in campo, si vedeva che comunque sarebbe stato un bravo allenatore, ha portato sicuramente il suo valore aggiunto, ecco. Chiedo alla regia se può mandare in onda i festeggiamenti del Cornia negli spogliatoi, appunto in colmata a mare, con tanto di audio, tanto l'ho controllato prima, non ci sono cose sconvenienti da non poter sentire. Allora, mandiamo il filmato di questi festeggiamenti e poi torniamo ancora in studio. Bene, abbiamo visto le immagini, i festeggiamenti degli spogliatoi della colmata a mare, insomma una bella impresa, insomma avete mosso, non dico un'intera valle, ma quasi. Abbiamo mosso perché, anzi ringrazio perché ha fatto veramente piacere vedere tutte quelle persone di su che comunque mi hanno incoraggiato anche durante l'anno. Sono sempre stati vicini alla squadra, ci hanno... ne avevo fatti 5 o 6 qui. Questo ho preso. E quindi niente, mi ha fatto davvero piacere. Poi siamo una squadra
99% dalla valle, quindi tipo, abbiamo avuto un tifo da, da categorie superiori, perché fumogeni, petardi, soprattutto cori, e poi ci ha fatto veramente piacere, li ringrazio veramente. Ecco, hai detto una cosa importante, che i più sono appunto del boss della valle. Sì. È un valore aggiunto questo, di, non dico di sentire di più la maglia, ma comunque giocare con maggiore, magari più, con qualcosa in più magari? Ma sicuramente siamo un gruppo di amici che comunque abbiamo militato anche nei vari settori giovanili della Calvarese prima, poi qualcuno ha anche militato in seconda categoria con qualcuno. Sicuramente è una grossa mano, solo che anche a chiedere a qualcuno di venire a giocare su in Fontanabuona non è facile. Prima, l'anno scorso, col crollo del ponte di Carasco, sì. Poi insomma non è facile, però anche quest'anno 18-20 persone siamo riusciti a metterle assieme. L'obiettivo sarebbe di essere almeno 23-24, perché poi con squalifiche, influenze, succede sempre qualcosa, però... Avevamo cominciato con un bel eravamo numero, partiti con quel numero, bel numero, però poi... Poi serie di cose, infortuni, chi non ce l'aveva più voglia... Chi si rompe il naso, chi si affetta una mano con una... Cioè, abbiamo avuto veramente un'annata, non pensavo di non uscirne più, cioè, una dietro l'altra e no... Era tremendo. Era tremendo, cioè, sembrava uno scherzo, veramente. E abbiamo fatto un miracolo. Un miracolo. 21 sì. Punti nel girone di ritorno. Sono... Sì, perché abbiamo girato a 7. 7 di cui 6 nelle prime 3 giornate. Sì. Quindi abbiamo fatto un con punto. Stefano. Poi quando Stefano si è sentito male, abbiamo fatto quel filotto di sconfitte che... anzi, voglio, ne approfitto per ringraziare Porro, Alessio, perché ci ha dato una mano, e ci ha messo veramente tutto quello che poteva metterci, e purtroppo era quel momento che non c'eravamo proprio con la testa. Ma non è che testa. Poi abbiamo proprio sbagliato tutto, nel senso, quelle, dopo aver vinto quelle due partite lì, le altre partite un po' per le varie motivazioni, ma proprio non siamo mai riusciti a imporci, abbiamo proprio perso meritatamente. Poi non lo so se è successo, sinceramente, ci siamo ritrovati, abbiamo fatto 3 o 4 risultati tutti consecutivi, abbiamo di nuovo avuto una ricaduta andando a Deva, prendendone 5 mi pare. Sì, in un... La settimana dopo replicando con Real Fieschi di nuovo 5, e lì eravamo un attimo frastornati. Poi sono arrivati qualche risultato, la consapevolezza di disputare i play-out a 2 giornate dalla fine, e cercando di arrivare più in alto possibile. Poi il mister Torre ha dato davvero una grossa mano, perché secondo me è veramente un grande motivatore, e ha saputo anche stemperare alcune tensioni, ma poi pare che sono sempre state partite tutte decisive le nostre, perché... e lui però sapeva rompere il ghiaccio, sapeva stemperare tutto, tranquillizzava tutti, e noi giocavamo con la tranquillità come se fossimo già salvi, e ci ha aiutato tantissimo, secondo me un grande merito suo e anche dei ragazzi, perché ci hanno messo veramente, lo hanno seguito e non hanno mai mollato, e ce la siamo meritata. Allora, ricordo nuovamente, per il campionato di seconda categoria, per quanto riguarda i playoff, Aurora Lemot è finita 1-1, Assegno Esposito e De Crescenzo, Aurora in finale e se la vedrà con il Sori, che ha battuto la Ciassetta 3-2. Ricordo i marcatori: Vinci Guerra, De Salvatore Gambino, Sanguinetti e un autogol per la Ciassetta. Finale che si giocherà sabato 9 maggio. Mentre per i playout, la prima gara è stata vinta dal Cornia 3-2 contro la Riese, Assegno per la Riese, Savone e Serao per il Cornia, Sansone, Leverone e Capurro. Il Cornia si è salvato così. La Riese invece sarà costretta a giocare contro la Panchina, un doppio spareggio per non retrocedere. Si giocherà il 9 maggio, sabato 9 maggio, prima al Daniele di Caperana, e poi il ritorno il 16 maggio, sempre di sabato, in Colmata a mare. Quindi
si vedrà chi si salverà tra Panchina e Riese. Andiamo a vedere invece il girone B di prima categoria, il girone del sabato. Andiamo a vedere i risultati. Ultima giornata, vedete, la Ruentes ha vinto 3-1 contro la GV in trasferta e si qualifica così per i playoff. A segno Melelli, Celano e Alboino per i bianco-neri. Poi gli altri risultati: la Rapido Nazaro ha perso 1-0 contro gli amici Marassi, Ampi Casassa Bargagli 3-1 per il Bargagli, 3-3 tra Corniglianese e Pieve Ligure, 1-0 tra Merlino e Cella, 3-1 della Pegliese contro il Burlando, 2-0 della Ronchese contro la Rossiglionese. Il San Lorenzo ha vinto 2-1 contro la Praese e disputerà i play-out. Vediamo la classifica dopo 30 giornate, finito il campionato. Corniglianese aveva già vinto il campionato con 66 punti, vedete, la Ruentes è arrivata al quarto posto e disputerà i play-off contro la Pegliese, la Rapida era già salva già da diverse giornate, è nella colonna di sinistra con 40 punti e San Lorenzo è a 29 punti e farà i play-out contro il Merlino. E prima di chiedere a Gabriele Piegari quello di raccontarmi le emozioni di questo obiettivo e della partita di sabato, mandiamo il filmato dei festeggiamenti della Ruentes negli spogliatoi appunto sabato pomeriggio, anche qua con l'audio, insomma, ho controllato. Ce ne andiamo al playoff, 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 ce ne andiamo al playoff. Allora, abbiamo visto le immagini di festeggiamento nello spogliatoio, appunto, nel campo della GV della Ruentes. Gabriele, insomma, voi siete una realtà recente, perché voi siete del 2010, ma siete una delle realtà più belle, perché a costo zero voi avete fatto, avete vinto il campionato di terza, avete vinto il campionato di seconda, al primo anno di prima categoria vi siete salvati, al secondo anno insomma i playoff. Io mi tanto di cappello, insomma. Ah, una bella soddisfazione sicuramente. Il merito è dei ragazzi, del presidente D'Amato e soprattutto dei due allenatori che sono Roberto Pernigotti e Marino Burini, che sono i nostri due veri fuoriclasse. Però anche direttore sportivo. No, guarda, in campo poi ci vanno loro. Sicuramente quest'anno abbiamo cambiato in estate un po' nella formazione, abbiamo inserito qualche elemento in più. Abbiamo ringiovanito un po' la rosa. Vai pure, vai. Vediamo chi è, io. Queste telefonate così. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, mi dica. Volevo ringraziare Ambrosino per la bellissima stagione passata insieme alla Rapid. Grazie. E passargli un nostro compagno di squadra. Vai Ambro, Ambro, con i tuoi lanci tu illumini il campo. Vai Ambro, vai Ambro, poi vai dai cinesi a farti fare uno shampoo. Grazie, grazie ragazzi. Posso sapere il nome di questo duo eccezionale, soprattutto il secondo? L'ho messo giù? Bergamaschi. Bergamaschi. Ah, sì, Alessandro, il mio compagno di squadra. Sì, sì. Vuole dire altro? No, grazie, grazie Ambro. Grazie, grazie, ciao Ambro. Ragazzi. Va bene, io vi saluto. No, grazie. Va bene, ok. Va bene, poi arriva te Ambro. Dicevi, Gabri? No, che abbiamo cambiato in estate un po' di giocatori, abbiamo inserito dei giovani e cioè il più ottimista di noi sperava di fare un campionato salvandosi senza i play-out, sinceramente. Poi siamo partiti bene, avevamo veramente tanta rabbia rispetto alla stagione precedente, dove perdevamo tante partite, dove magari a fine partita gli avversari ti facevano il sorrisino, queste cose qua. Quest'anno ci siamo ripresi i punti con gli interessi contro qualcuno e poi ci siamo trovati dopo Natale, che comunque eravamo già in una posizione di classifica buona, la salvezza l'abbiamo raggiunta a febbraio, poi comunque abbiamo alzato un po' l'asticella e abbiamo giocato per raggiungere questi playoff. E secondo me, non lo dico per
diciamo, incensarmi, ma abbiamo fatto comunque un qualcosa di storico, nel senso, perché comunque, come hai detto te, in 5 anni di storia, a costo zero, siamo arrivati in prima categoria e siamo riusciti a ottenere comunque un ottimo risultato. E il merito, ti ho detto, secondo me ci sono varie componenti dove tutti hanno messo il loro piccolo tassello. È indubbio che gran parte del merito sono dei due allenatori, perché comunque ci sono tanti ragazzi che hanno rinunciato magari a rimborsi in realtà vicine, sì, hanno deciso di venire alla Ruentes soprattutto per il bell'ambiente, soprattutto perché abbiamo un mister come Pernigotti. E quindi quest'anno è stata veramente una stagione stupenda. Abbiamo fatto 1000, abbiamo festeggiato a dovere sabato sera e adesso da stasera gli altri sono al campo a fare allenamento, che stanno preparando la partita di sabato con la Pegliese. Ecco, appunto, ricordiamo, perché i playoff vi vedrà impegnati contro la Pegliese. Partita secca in casa loro, in caso di pareggio supplementare, in caso di pareggio passano loro. Quindi voi dovreste vincere. Una passeggiata. E nel caso ci sarebbe il Bargagli, sempre fuori caso. Cos'è che temi della Pegliese, dato che l'avete già incontrata? L'abbiamo incontrata, sono state due partite abbastanza strane, perché all'andata al Macera hanno vinto loro 3-2 a casa nostra, dove noi abbiamo terminato in 7 con 4 espulsioni, la famosa partita delle 4 espulsioni. Sì. Dove in 9 sotto di 2-0 avevamo pareggiato, sì, poi sì, abbiamo perso la testa nel finale. Al ritorno, tre settimane fa è stato, abbiamo vinto 3-2 a casa loro. Squadra forte la Pegliese, sì, lo dice anche la classifica, comunque qualcosa più di noi hanno fatto, e secondo me hanno, nel senso che loro sono stati costruiti comunque con l'obiettivo di fare il salto di categoria. Sì, sì. Hanno comunque delle ottime individualità, hanno comunque un capitano, Varone, comunque ha fatto la D, nel senso non è che hanno una, però diciamo che noi siamo molto tranquilli nel giocare questa partita, non abbiamo eccessivi patemi, noi chiaro che siamo arrivati ai playoff, ci teniamo a fare bene e la gamba non la tiriamo di certo indietro, nel senso, però non abbiamo, penso che pressione del risultato l'abbiano forse più loro di noi, ecco, poi sicuramente è molto difficile. Andare a giocare a casa loro, andare a vincere a casa loro è molto difficile. Quindi... Marco, invece a te chiedo, la Rapid insomma ha fatto un bel campionato, un buon campionato, ha ottenuto la salvezza, che era l'obiettivo appunto che immagino la società gialloblu vi aveva chiesto, insomma, poi salvarsi in prima non è mai facile, poi il girone B, io a mio modo di vedere, è forse il più difficile, però... Poi quando uno disputa i campionati sono tutti difficili, ci mancherebbe altro. Però insomma è stato un ottimo campionato. Io sono arrivato a dicembre e l'obiettivo era quello della salvezza, quando mi hanno chiamato, cercare di raggiungerlo senza patemi. È stato un ottimo risultato, in quanto comunque la Rapido quest'anno era comunque una matricola, sì, che veniva dalla seconda categoria. Ha un ottimo gruppo di giocatori, un'ottima società, mi spiace spendere due parole perché mi sono trovato veramente bene, sono organizzati, hanno un presidente molto presente, hanno un allenatore, Manuel Chiappara, molto, che anche se è giovane è molto competente e dà le idee molto chiare su quello che vuole fare, e per un allenatore avere le idee chiare è anche poi più facile trasmetterle comunque al gruppo. Ha un ottimo allenatore allora in seconda con la Marino, sì, abbiamo preparatore atletico allo Walter, abbiamo due preparatori dei portieri che si alternano, che sono anche dirigenti, che sono Roberto Casella e Diego Bavestrello, e in più poi anche altri dirigenti che saranno con noi, fanno gruppo, quindi è un'ottima realtà, una bella realtà dove si può fare calcio, si sposa molto con la realtà loro, che dimostra che con pochi soldi, se si programma e si ha pazienza di aspettare, di far crescere i gruppi, comunque anche in questo momento storico dove soldi non ce ne sono tanti, appunto programmando si possono raggiungere dei risultati.
e quindi è stata un'annata molto molto positiva, anzi a un certo momento sembrava che potessimo anche lottare per i playoff, sì. Però forse sarebbe stato qualcosa non alla portata, diciamo che come primo anno è andata bene così, ecco, non, vedendo ad esempio loro l'anno scorso che avevano patito molto, molto di più, quest'anno la Rapid non è mai stato in discussione praticamente la salvezza, ecco. Quindi è stata un'annata positiva sotto tutti i punti di vista. Guardiamo un attimo la classifica del campionato di prima categoria, il girone B, quello del sabato, perché abbiamo parlato della Ruente, della Rapid. Vi chiedo un commento sui cugini. San Lorenzo deve fare questi play-out contro il Merlino, partita di andata e ritorno. Non vi chiedo tanto di giudicare San Lorenzo, ma se potete dare una dritta magari a quelli di San Lorenzo sul Merlino, insomma, che squadra secondo voi è, insomma, se ce la può fare San Lorenzo, insomma. Gabri? Io avrei preferito prendessero la GV, sinceramente. Ho visto sabato sera un loro giocatore, abbiamo chiacchierato un po'. Perché dico questo? Perché la GV comunque era una squadra che nel girone d'andata era quasi a ridosso della zona playoff. Poi mi sembra che nel girone di ritorno è la squadra che ha fatto in assoluto meno punti. Sì. Non li ho visti benissimo sabato e forse non si aspettavano neanche loro di fare i play-out. Poi, secondo me, riguardo al Merlino, come valori, secondo me è più forte il San Lorenzo del Merlino. Chiaro che tutte e due, sia il San Lorenzo che il Merlino, sono state le due squadre che nel girone di andata avevano girato con meno punti. E poi hanno fatto tutte e due un gran girone di ritorno comunque, perché anche il Merlino mi sembra avesse due punti prima di Natale. Quindi tutte e due le squadre hanno fatto un gran girone di ritorno, tutte e due arrivano comunque in crescendo e poi a valore secondo me è più forte il San Lorenzo. Però diciamo che forse a mio avviso sarebbe stata magari un po' più facile con la GV. Poi ripeto, partita non è secca, andata e ritorno, ci sono tanti fattori che poi subentrano. Ecco. Marco? Guarda, allora, io il Merlino ho visto sia la GV che il Merlino all'andata e non mi avevano destato una buona impressione. Però il Merlino ha quasi fine girone di andata, quindi nella nostra partita aveva cambiato allenatore e nel mercato hanno preso diversi giocatori di categoria. E infatti poi nel girone di ritorno, come diceva lui, hanno fatto tutt'altro campionato. Poi quando vai ad affrontare queste partite qui, se non è che proprio puoi scegliere una che ha 5 squalificati, sì, e l'altra no, sono partite dove io ho giocato cioè parecchie volte sia i play-off che i play-out e conta più la testa e avere un po' di gambe, perché se non è la gamba, ma conta soprattutto la testa. Quindi il San Lorenzo, io 6 mesi che li vedo ad allenare. Cosa posso dire? Che è un gruppo di ragazzi dove l'ho sempre visti tutti, si allenavano sempre in 20, sì, cioè c'erano, l'ho anche visto allenarsi bene, e ha dei giocatori di valore, quindi dico, sulla carta possono farcela, però poi soprattutto conterà la testa in queste partite qua, secondo me, alla fine poi dell'avversario che vai ad affrontare, ecco. E allora ricordiamo di questo girone per quanto riguarda i playoff, sarà Pegliese Ruentes in gara secca, mentre per quanto riguarda i playout Merlino San Lorenzo si giocherà andata e ritorno, prima in casa del Merlino e poi in casa del San Lorenzo. Andiamo al girone C di prima categoria, il girone dove domenica scorsa la Calvarese ha ottenuto la salvezza. Ieri ha perso la squadra biancorossa 5-1, ma abbiamo detto che la Calvarese aveva già ottenuto la salvezza a segno malatesta. Poi gli altri risultati: la Goliardica ha vinto 4-0 contro la Campese, 3-1 della Certosa contro la Valletta Lagaccio, 0-0 tra Fegempa e Genovese, 7-0 del Ponte Decimo contro il Libraccio, 3-2 del San Cipriano in trasferta contro il San Bernardino Solferino, 4-5 vittoria del San Gottardo contro San Siro Struppe e poi l'1-0 del Murangi contro Via dell'Acciaio. Poi una classifica finale che vede, come detto, la Calvarese salva, si è fatta superare dal Bogliasco in uno scontro, diciamo così, diretto, insomma.
Comunque la Calvarese ha ottenuto una buona salvezza, restando che comunque la squadra era una squadra ripescata. È vero che la prima categoria è la dimensione storica ideale della Calvarese, comunque è un obiettivo importante centrato, e chiedo allora, insomma, c'è da essere soddisfatti anche per i cugini, insomma. Sicuramente, sono andato a vederla con la via dell'acciaio e hanno giocato praticamente una porta, la presi a pallonate, via dell'acciaio. E purtroppo quando poi non fai mai gol, che hai mille occasioni, poi loro hanno trovato una pesca incredibile, un tiro cross che si è andato a finire in porta e sembrava maledetta quella partita. Poi invece hanno trovato il pareggio. E poi all'ultimo Galazzo sono ben entrato, sì. E poi all'ultimo hanno trovato il gol in centro nei minuti di recupero, come è successo, penso. Hanno perso tantissimi punti negli ultimi minuti, sono stati molto sfortunati e penso che dovevano conquistare già qualche giornata in anticipo ancora prima, e sono contento per loro. Miano? No, sono una squadra che comunque sono composta da, per il 90%, da ragazzi anche loro della Fontana Buona. Ovviamente loro sono in prima categoria, noi in seconda, ma anche per esigenze lavorative certi giocano nella Calvarese perché di sabato lavorano, domenica ovviamente possono andare a giocare perché non lavorano. Si sono salvati bene perché comunque non hanno partito neanche più di tanto. La avevano questo match ball contro Via dell'Acciaio, no? Sì. L'hanno vinto bene nonostante che la palla non volesse entrare. Poi vabbè, l'ultima partita sono andati là, credo che il capitano fosse un 97 addirittura, ho fatto Musante 96, sì, sì. Comunque sono una realtà che dopo tanti anni credo che si siano potuti salvare in prima categoria, perché era un po' di anni che facevano spola tra prima e seconda. È 2 anni che adesso c'è Giambacci, tre. Siamo di sì, perché quando noi comunque sì, mi sa che è 3. No, a me fa piacere, non ho nessun. Ci sono altre squadre che mi stanno un po' meno simpatiche. Allora, andiamo al girone D di prima categoria. Hai fatto tutto da solo. Andiamo al girone D di prima categoria. Eccolo qua, anche qua il campionato è finito. Il Codili Luni ha vinto 10-1 contro il Beverino, 3-3 tra Castelnovese e Moneglia. Per il Moneglia segno Rufino, Spintone e Ferreccio. Come abbiamo già raccontato settimana scorsa, dalla bella salvezza del Moneglia. 1-0 del Focema Gramiglia contro il Follo, 3-1 del Real Fiumaretta contro la Migliari, il 3-0 del Ricolleroni contro il Stabile San Salvatore, che purtroppo non fa più notizia, il 3-1 del Ceparana che ha sconfitto il San Pier di Canne, a segno geniale che per molti sembra il prossimo allenatore del San Pier di Canne, anche se l'anno prossimo il San Pier di Canne prenderà il nome di Caperaneso Caperan, poi vedremo insomma quest'estate che nome partoriranno. Poi 2-1 del vecchio Levanto contro il Marola e il Vezzano che ha sconfitto il 5 Terre Monver. Vediamo la classifica: il Colli di Luni di mister Marcelli ha vinto il campionato, 70 punti, probabilmente era la squadra più forte del girone. Ceparana a 67 punti, così come il Marola. Real Fiumaretta 55, San Pier di Canne 51 punti. La squadra di Tassano non farà i playoff. Poi vecchio Levanto 50 punti, Ricolleroni di 49, Follo 43, Foce Magra Meglia anch'esso con 43 punti, 5 Terremove 39, Vezzano 37, Moneglia come detto salvo con 34 punti, Castelnovese 31 punti, Migliarinese e Beverino 20 punti. Ha chiuso questo traumatico, mi limito a questo, campionato per il Santa Maria San Salvatore, che ha totalizzato 3 punti. Di questo girone abbiamo le immagini del San Pier di Canne, le immagini sono di Angelo Ryan Coriandolo. Allora andiamo con le immagini e poi torniamo in studio. Ultima giornata di campionato, va in archivio questa stagione, una sconfitta per 3-1 per il San Pier di Canne, ma resta comunque una stagione da incorniciare. Certo, una stagione da incorniciare e anche una bellissima partita per coronare la fine di stagione. Abbiamo creato tantissimo, abbiamo segnato solo un gol e siamo rimasti in 10 per un'espulsione del portiere assurda, l'arbitro ha visto così, e tutta la partita anche in 10 abbiamo continuato ad attaccare. Di fronte avevamo una squadra molto forte che ha senza dubbio motivazioni più grosse di noi, e risultato bugiardo ma giusto nella sostanza.
Per quanto riguarda l'anno, lo ribadisco, è stato un anno bellissimo, per il quale ringrazio tutti, i dirigenti, i giocatori, chi ha dato una mano, massaggiatore, preparatore atletico. Per me sono stati 5 anni fantastici e che si chiudono con un risultato sorprendente per quanto si sperava all'inizio, e va bene così, si va avanti. Speriamo in tanta fortuna al prossimo San Pier di Canne. Giorgio Aratotti, presidente della San Pier di Canne, va in archivio la stagione 2014-2015, per voi la seconda in prima categoria, un campionato che avete vissuto da protagonisti. Sì, un buon campionato, diciamo che dopo l'ottimo campionato anche dell'anno scorso siamo riusciti anche a migliorarci, arrivando praticamente in zona playoff. Peccato che quest'anno per la regola dei 7 punti non si siano disputati. Comunque direi sicuramente il bilancio della stagione è una stagione molto positiva, veramente. Va a concludersi il suo mandato, 5 anni nei quali il San Pier di Canne ha davvero fatto molta strada. Sì, colgo l'occasione apposta per dire che questi 5 anni sono veramente stati 5 anni veramente stupendi, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista umano. Siamo partiti con una squadra di ragazzini con un'età media di appena 19 anni e siamo arrivati dopo 5 anni ad arrivare nelle prime 5 posizioni della prima categoria, soprattutto in un girone spezzino. Devo dire che sono stati 5 anni sempre pieni di soddisfazione, sempre a migliorarci, e direi che adesso abbiamo concluso proprio forse nell'annata sportiva, diciamo, di miglior risultato. Allora, quell'uomo che avete visto esultare sarà probabilmente il prossimo allenatore del San Pier di Canne /Caperanese/Caperano, insomma, San Pier di Canne sparirà. Riguardiamo la classifica del girone D, del campionato di prima categoria, vi chiedo velocemente un commento comunque sommario, dato che sono un po' di calcio masticate. Come lo giudicate il campionato del San Pier di Canne e del Moneglia, del Santa Maria? Purtroppo non si può dire di cose diverse da quelle che abbiamo già detto in passato. Gabri? Moneglia, bella salvezza, comunque sono una neopromossa, si sono salvati con qualche giornata d'anticipo, comunque ottimo risultato secondo me. San Pier di Canne ha avuto la sfortuna che magari per il distacco dei punti, perché comunque quinto posto, sì. Cioè, campionato ottimo, quinto posto, però per il distacco dei punti ha trovato 3 squadre che viaggiavano a ritmo, cioè fino all'ultima giornata era in bilico il primo posto, quindi c'era troppo distacco di punti. Pensavo e speravo potesse far qualche punto in più il Levanto che l'avevamo affrontato in Coppa Italia e ci avevano fatto 4 pere. L'avevo visti bene. È una realtà che forse meriterebbe la promozione. L'avevo visti bene. Che ha dietro per l'impianto. Devono aver vinto però la Coppa Italia di prima categoria. Sì, la Coppa Liguria. La Liguria di prima categoria, che è un bel obiettivo. Sì, cioè, comunque, dico, le squadre del nostro comprensorio, ottimo risultato. Ecco. Ambro? Infatti io sono molto contento per il Moneglia, per Ricci, che lo reputo una brava persona, un bravo allenatore, per Alfio. Sono strafelice, per me San Pier di Canne ha fatto comunque un ottimo campionato, perché nel girone D fare 51 punti non è mai facile. Occhio al microfono. Scusate. Allora, per i campi dove vai a giocare tutto, sono anche contento per Piropi, che c'è primo anno da allenatore, ha vinto la Coppa Liguria, è arrivato a un punto dal quinto posto, quindi sono felice per lui, che comunque è partito col piede giusto, ecco. Damiano? Io, parlando sempre del vecchio Levanto, sono 5-6 anni che fa la prima categoria, e 5-6 anni che è nella stessa posizione tutti gli anni. Cioè, lui e lei non riesce, ma va ai playoff, magari poi perde. Poi le altre, io mi ricordo il Maro l'anno che ero con la Cogornese, che erano lì che lottavano con noi agli ultimi posti, quest'anno secondo in classifica. Moneglia un 50% solo gioca al campo, come al solito là, perché comunque andare là a giocare a Moneglia non è mai facile. Santa Maria in fondo
abbiamo un compagno che ha fatto due retrocessioni con Santa Maria in 2 anni e poi pensavamo fosse lui l'amuleto, poi invece figlio del presidente, invece poi che non c'entra niente con la nostra categoria, ci ha portato a salvezza. Avresti un commento tu? Io San Pedicale forse mi aspettavo qualcosina di più, visto la rosa comunque forte che hanno vestito, e il Moneglio sono contento, perché c'è un nostro ex giocatore che è Ferreccio, che ha anche fatto gol, quindi sono doppiamente contento, e anche per Magnani, che lui è della Valle e poi comunque abbiamo giocato anche l'anno scorso contro, e sono contento che si siano salvati. Allora, col campionato di prima categoria, girone di finisce a Primo Padre, punto sport. Dopo la pubblicità torniamo con la promozione, l'eccellenza, la Serie D, ma ovviamente continueremo a parlare di Cogna, di Ruentes, di Rapido Zarego e della D al calcio di Ambrosino. Allora, un po' di pubblicità e poi torniamo in tempo. Seconda parte di Punto Sport, iniziamo con la promozione, o meglio, parliamo di una squadra, il Casalza, che disputa il campionato di promozione, ma la sua Juniores ha vinto il proprio campionato. Siamo in collegamento con Luca Ghio, allenatore appunto della Juniores del Casalza. Luca, mi senti? Sì, buonasera Roberto, buonasera a tutti gli ospiti che sono in studio, buonasera. Ciao Luca, ascolta, allora è una bella impresa la vostra del Casalza, che ha vinto il campionato Juniores di promozione, insomma una bella soddisfazione anche per te che sei un giovane allenatore. Sì, sicuramente, guarda, è stato un successo inaspettato, in quanto nelle ultime stagioni il Casalza Juniores ha avuto qualche problema, ancora l'anno scorso sono arrivati ultimi, quindi è stata anche un po' una sorpresa questa vittoria finale, anche perché il campionato si è concluso con la vittoria del Levi e di Gardella e del Real Valdivara di Lanati. Però sì, noi comunque avevamo un po' di rammarico perché siamo arrivati solo sotto, penalizzati di un punto per aver interpretato male il regolamento, e quindi diciamo che sul campo saremmo arrivati primi anche noi. Però poi abbiamo avuto la possibilità di disputare questi playoff incontrando Levi e avendo la possibilità solo di vincere, siamo riusciti ad andare a vincere nel proprio campo per 4-2. Abbiamo fatto la semifinale in campo neutro al Broccardi a Santa Margherita contro il San Desiderio vincendo 2-0, e poi sabato sempre in campo neutro abbiamo incontrato il Pietra Ligure vincendo la finalissima. Quindi diciamo che è stata una soddisfazione doppia, perché abbiamo anche incontrato quindi una squadra di Genova, una del Ponente Ligure, e quindi dimostrando che siamo stati bravi ad avere la possibilità di confrontarci con queste squadre e di far sì che l'anno prossimo la Juniores del Casalza possa disputare il girone di eccellenza come Juniores. Quindi è un bel risultato, è una grossa soddisfazione. Per questo volevo ringraziare tutti i ragazzi, ovviamente, che sono quelli che mi hanno seguito. Poi, già che ci sono, volevo ringraziare sicuramente il dirigente Franco Cogorno, che mi ha dato una grossa mano quest'anno. Dirigente che sono 23-24 anni che è nella società del Casalza, quindi per lui è una seconda pelle, diciamo. E poi volevo ringraziare Cire Daniele, che è un allenatore del settore giovanile, che anche lui mi ha aiutato per raggiungere questo obiettivo, quindi comunque una bella soddisfazione. Adesso manca solo la prima squadra, che si possa salvare. Sono andato ieri a vederla giocare, è stata una partita combattuta. Io purtroppo, ovviamente allenando 3 volte la settimana e poi giocando al sabato, ho la possibilità di andare a vedere anche altre partite, anche avendo comunque una famiglia, inevitabilmente non è semplice. Però io il Casalza l'ho visto giocare 2 o 3 volte e comunque ha sempre fatto delle ottime partite. L'ho visto col Canaletto ad esempio, quando era primo in classifica, aveva vinto in casa 3-1,
disputando un'ottima gara. Poi anche col Don Bosco l'avevo visto, aveva vinto, stravinto 6-2 addirittura, quindi anche lì l'avevo visto giocare molto bene. E ieri secondo me comunque ha fatto una discreta partita, poi comunque ha dei giocatori di tasso tecnico sicuramente di categoria come Grezzi, come D'Amelio, come lo stesso Russo, quindi secondo me merita ampiamente di rimanere in promozione. Va bene Luca, io ti ringrazio, ancora complimenti al tuo Casazza, insomma sei un giovane, io mi ricordo di te quando giocavi nel Riva, ma tu eri una bandiera del Riva adesso. Sono stato parecchi anni, se mi permetti volevo dire ancora due cose poi ti lascio. Intanto volevo ringraziare mia moglie Pamela e mio figlio Mattia che mi sopportano in tutti questi impegni calcistici, e poi volevo dire in confidenza ad Ambrosino che fossi stato al suo posto io avrei smesso di giocare 8 anni fa. No, ovviamente scherzo, complimenti Luca, di fare una battuta, no, anzi gli faccio i complimenti perché comunque arrivare a giocare a 38 anni anche in categorie come la seconda e la terza non è sicuramente facile, quindi un complimento ad Ambrosino. Grazie. Va bene Luca, io ti ringrazio e ti saluto, grazie ancora. Buonasera, grazie a voi, ciao ciao. Bene, abbiamo sentito Luca Ghio, allenatore dell'Università del Casazza, abbiamo già introdotto un po' il discorso della promozione, perché in promozione si sono giocati sia i playoff sia i playout. I playoff non ci riguardano tanto, non proprio direttamente, diciamo indirettamente, perché Canaletto Real Valdivara ha vinto il Real Valdivara 2-1 e nel Real Valdivara c'è Gianni Sirica, allenatore originario di Rapallo, ma poi ci sono diversi giocatori come Lanati, come Michelis, come Mozzacchioli che è di Spezia ma ha giocato tanti anni nella Virtus Sentella, nella Caperanese, nella Riva Samba, c'è Andrea Rei. Insomma il Real Valdivara ha vinto 2-1 contro il, appunto, il Canaletto, e sarà a vedere contro il Lerici che a sua volta ha vinto 2-1 contro l'Ataros Sarzanese. La finale come detto sarà Lerici Real Valdivara, mentre i play-out ci riguardano perché purtroppo c'è uno scontro tra due nostre squadre. L'altro scontro è tra San Desiderio e Don Bosco, ha vinto il San Desiderio 3-1, è una squadra di San Desiderio che può contare addirittura sull'apporto degli Ultras, che è una rarità in certe categorie, in promozione loro hanno un numero molto molto elevato di Ultras che seguono questa squadra appunto di Genova. Nel San Desiderio tra l'altro gioca Pirani, che è del nostro Tiguglio, un ragazzo che ha giocato anche in molte squadre appunto del nostro territorio. Nel Don Bosco invece gioca Thomas Ronconi e Iari Cossentino, che sono anche loro del Tiguglio. Insomma il Don Bosco ha fatto un bel girone di ritorno, ha fatto un filotto di vittoria, adesso ha perso questa prima partita con San Desiderio, adesso dovrà rifarsi nella gara di ritorno. E c'è stata anche Val d'Aveto Casalza Ligure, ha vinto Casalza Ligure 2-1 contro appunto la Val d'Aveto, si è giocato al Daneri, ci sarà la partita di ritorno domenica prossima. Allora andiamo a vedere il filmato e poi torniamo in studio. Abbiamo visto le immagini di Val d'Aveto Casalza Ligure, ha vinto Casalza Ligure 2-1 a segno per il Casalza di Valentino e Grezzi, poi il gol nel finale in rovesciata di Monteverde, tra l'altro Val d'Aveto che ha preso anche una traversa, il discorso sarà rinviato, due traverse scusate, il discorso sarà rinviato a domenica prossima quando ci sarà la gara di ritorno al comunale di Casalza Ligure. Chiedo ad Ambrosino, dato che smetti col calcio, ma vedo che qualche telefonata insomma cerca di farti cambiare idea. La tua soddisfazione maggiore da calciatore qual è stata nella tua carriera? Intanto elenchiamo un attimo le squadre in cui hai giocato, sono tante, però è giusto nominare. No, diciamo che la vita calcistica prevalentemente è stata nel Tiguglio, tra Rapallo e Santa Margherita, perché comunque a Rapallo l'ho girate tutte.
tra Rapallo Rapallo, il Borgo Rapallo, Riviera Fazzini, la Grasso Rutese, che poi dopo è diventata Grasso Rutese Fazzini, quindi lì praticamente le ho girate tutte. Poi sono stato nella Samagritese, sempre lì, adesso sempre a Santa Nozzarego, poi sposandomi, mia moglie di Lavagna, ho cominciato a venire a giocare di qua, quindi Casalza Ligure, Cogornese, Panchina. Ho rammarico l'anno che sono andato a Casarza, che mi ero promesso allo Marco Camisa ai tempi per ritornare di nuovo, che ai tempi aveva ripreso di nuovo, forse già il nome San Margheritese, non mi ricordo se si chiamava ancora Corte, poi non sono andato, e invece da Marco mi avrebbe fatto piacere farmi allenare. Quindi questo, la gioia maggiore forse è stata, a parte quando fai magari gli esordi in prima squadra, sì, che sei ragazzina, quello ci mancherebbe ancora, è stato Moneglia. Che sono andato a Moneglia ai tempi, l'anno della promozione, che ci siamo salvati in un spareggio play-out drammatico contro Rapallo a Caperana. Ah, ricordo che c'era drammatico. Caperana pieno, è vero. Sì, che c'era Caperana pieno, giornalista, che io abitavo ancora a Recco, e sono andato in una realtà come Moneglia, che non sapevo manco dove era il campo, alla secca, che quando sono arrivato là mi sono mezzo sentito male. Perché sono arrivato al buio con quelle due luci messe lì così, con i corvi che giravano sopra al campo, e non conoscevo nessuno. E mi hanno chiamato, sono andato lì, e è l'anno dove ho trovato degli amici che ancora adesso frequento, tra cui Marcolino Dasso, che è anche stato invitato al mio matrimonio. È proprio stata una gran soddisfazione conoscere Alfio Guazzoni. È stato proprio l'anno che dal punto di vista umano proprio mi ha lasciato dentro qualcosa. Ecco. Quell'anno lì, se devo scegliere un anno, ora così, mi viene in mente quello. Ecco. Gabri, abbiamo detto che l'artefice del Miracolo Ruentes è il presidente Nicola D'Amato. Qualche mese fa si era anche detto che magari quest'uomo bisogna aiutarlo un po' per, insomma, proseguire questo bel progetto. Meriterebbe forse un aiuto in più da parte di qualcuno, da parte della città, però è una città particolare la Palma. Sicuramente, perché comunque per la stragrande maggioranza facciamo giocare i ragazzi di Rapallo. Comunque penso che in 5 anni abbiamo dimostrato di sempre comportamenti comunque seri, in linea con quelli che sono di tutti i nostri effettivi, e chiaro, una mano farebbe piacere. Noi però andiamo sempre avanti per la nostra strada, sempre avanti con la nostra politica. Poi è chiaro che una mano, ma soprattutto anche a livello di dirigenza, di numeri, perché poi alla fine siamo sempre i soliti tre, sì, al campo. Magari sicuramente quest'anno una grande mano ce l'ha data a tutti i ragazzi che hanno smesso di giocare, Sica, Angelo Gangi, Pelosin, per purtroppo anche Emanuele Oneto, perché si è fatto male, quindi ha dovuto restare a guardare quest'anno. Però il discorso del gruppo, vedi, torna sempre, certo, lo diceva, certo, lui, lo dicevano quelli del Cori. No, ma noi siamo cresciuti tanto grazie a questo gruppo, soprattutto, cioè, giocatori di calcio sono venuti da noi quando eravamo in terza categoria e hanno aiutato a crescere tutta la realtà, sia noi dirigenti, che è cresciuto l'allenatore, sono cresciuti i ragazzi giovani, e sicuramente quando vinci con un gruppo, comunque ottieni dei risultati con un gruppo così, cioè, non c'è categoria che tenga, diciamo, è bello e basta. Quindi allora, tanto che chieda Fabrizio una cosa, possiamo mandare in onda senza audio le immagini appunto della Val d'Aveto? Lo faccio per Monteverde, così si registra il gol in rovesciata. Salutiamo Monteverde. Fabrizio, parliamo un attimo di questo torneo di calcio 5 che farete a giugno, il secondo Cogna Cup. Il comitato fisicamente Cogna e CSI Chiave lo organizzano appunto sul campo di Colombo, di Mocconi, di Ferrara, di Mocconi, di questo torneo. Ne parliamo un attimo? Sì. O te o Damiano? No, parla lui che è meglio. No, diciamo è più che è il secondo anno che abbiamo, l'anno scorso ho avuto successo con 8 squadre e quest'anno ci riproviamo. Diciamo che
cerchiamo di fare più possibile per comunque far qualcosa per racimolare comunque qualcosina per poi la stagione successiva. C'è questo, ci sono le feste comunque col comitato, cerchiamo sempre di fare queste cose qua che per la valle è un bene, nel senso, no? Tornei ormai sono un po' persi, e vari costi, ormai sponsor ce n'è davvero più pochi, nessuno ormai ti dà niente, c'hanno paura e quindi cerchiamo di con poco e di tirare su questo torneo, di far divertire più persone possibile. Allora ricordiamo, il secondo Cornia Cup si giocherà a giugno, comunque per informazioni o per iscriversi oppure si possono rivolgere, tra gli altri vedo che ci sei anche te tra gli organizzatori, comunque poi ci sono Enrico Dondero, Mirko De Martini e Fabio Panese, comunque magari anche mettiamo su Facebook, ti possono cercare o comunque sì, sul gruppo del COD, non so, certo, se magari qualcuno è iscritto, insomma. E allora, poi comunque ne è parleremo. Molto libero, nel senso, come leggi, è libero fino alla promozione. Sì. E poi c'è giocatori di eccellenza o serie C di calcetto. Ho capito. Tra l'altro, i giorni delle partite, scusami, da lunedì sera a venerdì sera alle 20.45, 21.45, quindi sono orari abbastanza. Sì. Non si gioca a Mocconesi, al Colombo, ma al campo di Cornia. Al campo di Cornia, ho letto Mocconesi, ho dato per scontato che si giocava a Ferrari, invece sì, al campo del Cornia, nel comune appunto di Mocconis. Abbiamo detto dei play-out, dei play-off di promozione, andiamo all'eccellenza, le nostre squadre non sono interessate da nessun play-out, nessun spareggio, anche se c'è la Fezzanese di Alberto Ruvo che sarà impegnata poi negli spareggi interregionali per salire in Serie D. L'abbiamo avuto settimana scorsa ospite Alberto Ruvo, parlava della possibilità di ottenere il picco come campo di casa, sarà dura, al limite magari probabilmente cercheranno di giocare nel campo di Sazan, come qualche d'uno saprà il campo di Fezzan insomma non è propriamente ma già secondo me in eccellenza è già tanto, non so come riescono a tenere l'omologazione, comunque per gli spareggi interregionali ovviamente ci serve una struttura adeguata appunto per il campionato di Serie D, quindi c'è questo doppio appuntamento per Alberto Ruvo con la Fezzanese che appunto disputerà contro la seconda classificata del campionato Veneto, se passa il turno se la vedrà ancora in un altro turno, insomma è abbastanza non lunghissimo il discorso, però può farci anche perché Ruvo ha un conto in sospeso con questi spareggi, visto che ci è andato vicinissimo con il Valle Stulla due o tre stagioni fa. Damiano, la migliore e la peggiore partita del Cornia quest'anno? Allora, la peggiore sicuramente Deva. Senza esitazione. Sì, proprio. È stata clamorosa, anche perché venivamo da tre risultati utili consecutivi, convinti di fare un bel risultato, un disastro. E non ci mette neanche il campo perché era il giorno che avevano sospeso il derby della Lanterna per pioggia. Sì. Deva era uno spettacolo, e però cioè, non siamo potuti in campo. La più bella, forse con Levanto in casa al ritorno. Importanza. No, anche no, all'andata, al Levanto là, che abbiamo vinto 2-0. Come importanza, perché poi ha dato il via comunque un po' a sì, la seconda di Torre, diciamo che ci ha dato un po' l'inizio, diciamo, di tutto quello che poi è venuto. Sì, sì, Levanto sicuramente. Più bella anche forse con i Sestieri. Con i Sestieri è una partita che io penso di non aver mai giocato, perché primo tempo al 45esimo in casa 0-3. 0-3 in termini di spogliatoi, ma cosa facciamo? Scendiamo un campo. È finita 5-3 con 5 gol in 20 minuti, tra l'altro. Sì, ribaltate in un attimo. Anche loro, cioè. Però quella partita lì poi sono cominciate le vicissitudini con il portiere che si è fratturato il naso, quindi sì, è cominciato il calvario. Dopo si è fatto male un altro portiere, Ricco. Sì, perché abbiamo fatto giocare Cosimini perché non c'era il portiere. Ovviamente Eliano Cosimini alla prima giornata che giocava, gli si è lussato la spalla, quindi
è andata in porta Sansone, l'attaccante, e abbiamo preso gol al 70esimo. Abbiamo tenuto, ma dopo un quarto d'ora si farà male. 20 minuti eravamo già senza portiere. È entrato Sansone, ma ti dico, abbiamo tenuto, anzi abbiamo quasi rischiato di far gol. Ci poteva anche stare forse un rigore per noi. E poi al 70esimo, 75esimo così, hanno trovato un gol rosso di quelli, palla in mezzo, un calcio d'angolo, è rimasta lì la palla e ci è andata la puntata. Guardi, da lì siamo. Poi Sansone pensava di essere Sterkle, 2-3, siamo andati avanti. E poi. Poi ha avuto il malore Vassalli, sì. È arrivato Porro, siamo andati a prendere 5 con i fieschi, insomma, tutto regolare. E abbiamo concluso poi il girone male, perché poi abbiamo fatto un punto in 11 giornate, poi al ritorno pareggio, si è mossa un po' la classifica, poi siamo arrivati a sto spareggio, nonostante che l'ultima, la partita con la Ciassetta, che è poi quella che ci ha permesso di arrivare terzultimi era la Riese, scusa. Siamo arrivati terzultimi, quartultimi. Sì, vabbè. abbiamo giocato questa partita che sembrava quasi che la Ciassetta non giocasse niente, ci hanno preso a calci. Ci siamo menati tutta la partita. Sì. E poi niente, siamo andati a giocare sullo spareggio, che per fortunato bene, perché altrimenti sarebbe un dramma. Fabrizio, mi dici le differenze tra Stefano Vassallo, Alessio Porro e Roberto Torre? Che domanda. Ognuno aveva le sue idee di gioco, di allenamento, di Vassalli. Puntava tanto sulla corsa, sull'allenamento, faceva tanto allenamento di corsa, diciamo. Sì. Porro aveva più l'idea di palla, faceva quasi tutto l'allenamento col pallone. Sì. E lo stesso Torre anche lui, quasi per il 90% degli allenamenti sempre la palla, sempre allenamenti col pallone, ci ha fatto divertire. E poi Vassalli purtroppo ce l'abbiamo avuto anche poco, perché poi ottobre purtroppo non aveva neanche cominciato male, perché poi avevamo vinto col Carasco, coi Sestieri, e poi è successo quello che è successo, poi ci sono stati i rinvii delle partite. Sì, per l'alluvione. Per l'alluvione, che forse da un lato ci è andato mezzo quasi bene, perché poi alla fine siamo andati a Levanto a recuperare, abbiamo vinto, che se ci andavamo forse quel periodo lì eravamo davvero penalizzati. Quindi questo. Allora, intanto che chiedo alla regia se può cominciare a collegarsi con l'ultimo ospite telefonico, ovvero Mauro Massa, che è un allenatore di una leva del Sesto Levante, che ci parla di un torneo dedicato a suo figlio, che purtroppo da qualche anno non c'è più. Chiedo a Ambrosino se mi può dire l'allenatore a cui è più legato. Vabbè, scontata, penso, questa domanda. Te l'ho fatta. Ma l'hai fatta, è doverosa. No, vabbè, Cesare Melillo, che è colui il quale mi sopportava. È quello che mi sopportava di più. No, diciamo che con lui ho fatto parecchi campionati. C'era dura però Cesare, salvarsi con la Val d'Aosta. C'era molto dura, però conoscendolo non molla sino all'ultimo secondo, conoscendolo. Mauro? Buonasera a tutti voi, studi, e tutti gli amici di Inter TV. Ciao Mauro, ascolta, allora c'è questo torneo dedicato a tuo figlio, già l'ottava edizione, è un torneo che gira, è stato un po' a Sestri, un po' dal Sesti, ma a Campo del Riva, un po' a Casazza, questa testimonianza del fatto che comunque a tuo figlio volevano bene, insomma vogliono bene anche a te, insomma va avanti questo bel torneo. Sì. Si ricorda per l'ottavo anno la prematura scomparsa di Marco con questo torneo, e finché potrò organizzarlo cercherò di onorare nel meglio che posso la sua memoria. È un torneo che si svolge a Sestri, un torneo in cui ci gioca il fratello Riccardo,
cui lui è orgoglioso di poter partecipare nel suo torneo. Ascolta, ricordiamo un attimo quando si svolgerà questo torneo e che squadre ci sono? Sì, certo. Allora, si inizia sabato 9 maggio alle 18, c'è la prima partita che è Sesi Levante Tarros al Sivori. Le squadre partecipanti sono la Leva 98 del Sesi Levante, Mista 99, poi c'è il Tarros Sarzana, il Real Fieschi, la Calvarese, la Lavagnese, il Rapallo Bogliasco, il Riva Samba e il Genova Calcio. Ascolta Mauro, il tuo desiderio, anche quello di tua moglie, è che questo torneo dedicato appunto a tuo figlio venga svolto dalle squadre appunto in campo con massima serietà, con massimo rispetto dell'avversario, insomma voi ci tenete a questa cosa? Sì, sì certo, perché è un torneo dedicato in memoria a un ragazzo che non c'è più, perciò non è un torneo dove si vince la coppa in se stessa, ma è un torneo per squadre dove si onora la memoria di un ragazzo che purtroppo è scomparso. Mauro, vuoi fare dei ringraziamenti per questo torneo? Certo, sì, io volevo ringraziare innanzitutto voi di Intera TV che mi date l'opportunità di ricordare Marco e spero che si possa fare ancora per tanto tempo. E poi volevo ringraziare la società USS Levante e tutti i dirigenti che si sono prodigati anima e corpo per poter organizzare questo torneo senza dimenticare nessuno. Volevo ringraziare tutti quanti e un grazie di cuore da parte della mia famiglia. Ci mancherebbe Mauro, io ti aspetto domani mattina qua che facciamo l'intervista per il telegiornale, va bene? Va benissimo, grazie a tutti e a voi. Grazie a te Mauro, ciao, a presto. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Bene, abbiamo ascoltato Mauro Massa, appunto papà di Marco, che non c'è più, è un torneo che già da 8 anni si svolge un po' a Sestri, un po' a Casazzo, più delle volte a Sestri, al campo Sivori di Sestri Levante. E da un torneo all'altro, perché adesso Gabriele mi parlerà di questo torneo che adesso vi faccio vedere il manifesto, eccolo qua, si svolgerà il 25 luglio, sabato 25 luglio allo stadio Macera di Rapallo, il secondo Marathon Ball, maratona notturna di calcio a 5, che insomma ricalca un po' quello tutto in una notte che si fa in Colmar da Mare a Chiavari, insomma, però è una bella iniziativa anche questa, poi se si gioca a pallone tanto meglio, vero? Sì, è il secondo anno, abbiamo fatto la prima edizione l'anno scorso, è andata molto bene, 16 squadre partecipanti, grazie soprattutto ai giocatori della Ruentes, a tutto il gruppo, perché comunque ci hanno dato una mano nell'organizzazione, chi faceva da mangiare, chi stava sui campi, quindi sì. Questo torneo soprattutto ci hanno dato una mano i ragazzi. È andato bene, ci teniamo, vorremmo che diventasse un appuntamento fisso comunque dell'estate, quindi appena era finito ci eravamo ripromessi subito di riorganizzarlo per l'anno dopo e adesso siamo pronti per organizzare la seconda edizione il 25 luglio. Ecco, io non sono molto bravo a fare la valletta, comunque tengo sto manifesto. Allora si gioca sabato 25 luglio al sì. Macera, a che ora inizia? Inizia alle 5 e mezza e diciamo che finiamo a mezzanotte. Ecco, sì, lo so, finisce a mezzanotte, sì, finisce a mezzanotte. Per iscriversi? Per iscriversi c'è il mio numero sulla locandina, comunque nei prossimi giorni su Facebook, sul profilo della CD Ruentes pubblicheremo il numero di telefono, comunque si può contattare il profilo Facebook della Ruentes e le squadre, con tutti i recapi. Ecco, le squadre sono tesseramenti liberi. E le squadre da quanto devono essere composte? Per si gioca a 5, si gioca a 5. Quindi massimo di 10 elementi per rosa. Chi beve meno vince. Sì, questa è, mi hai rubato la battuta perché insomma credo che sia la regola che vale come per questo torneo, anche per tutto in una notte di Colmata Mare, di cui ne parleremo prossimamente, probabilmente con Caraffini, con Marco Solari, gli amici appunto che da anni organizzano questo torneo. Sì, chi vince, chi beve poco, insomma.
Va bene, comunque ne parleremo di questo torneo, di quello di Marco Massa e di quello appunto del Cogna anche nelle prossime puntate di Punto Sport e comunque anche nei nostri telegiornali, possibilmente vedrò di scrivere qualcosa anche nel giornale sul mercantile. Allora, abbiamo detto dell'eccellenza e adesso andiamo alla Serie D, perché la Serie D ha visto una giornata importante sia per il Polo Bogliasco sia per il Sesto Levante. La Lavagnese era impegnata in trasferta con la Caronese, ha fatto 2-2, ma la Lavagnese non ha nessuna ambizione, a segno per i bianconeri Marianeschi di Leo. Il Polo Bogliasco invece, che è in zona play-out a 41 punti, ambisce a questo punto anche a salvarsi senza il play-out. Ha vinto 2-0 contro il Deltona, che è retrocesso in eccellenza, segno Vizkov e su calcio di rigore Taddeucci. I bianconeri però domenica prossima se la vedranno contro il Chieri, che è la terza forza del campionato. Chieri che fino a domenica mattina era la seconda forza del campionato, perché ieri ha perso al Sivori contro il Sestri Levante, che adesso è secondo, mancano 3 punti dalla prima classifica, ma mancano 90 minuti alla fine, ma qualcuno ha già vinto il campionato, mi vuole rivedere. Allora andiamo a vedere le immagini di questa partita. C'è un bel tifo, adesso vi farò vedere le immagini appunto delle azioni, poi parlo ancora con i miei ospiti, poi vi farò vedere un filmato, perché adesso hanno preso la moda di fare i filmati tifosi del Sesto, faremo vedere insomma un po' l'atmosfera che si respirava al Sivori, insomma una bella atmosfera, meriterebbe forse palcoscenici migliore, ma bisogna anche andare a vedere la realtà dei fatti. Allora andiamo a vedere il filmato con il gol molto bello di Longobardi e poi torniamo in studio. Quando tutto faceva pensare allo 0-0, Longobardi regala al 90esimo al Sesto Levante la vittoria contro il Chieri. Nei primi 20 minuti gli ospiti spingono maggiormente, in particolar modo con l'ex Chievo Verona Semioli e l'ex Lavagnese Pasquero. Proprio quest'ultimo al decimo sfiora il palo con un tocco velenoso con la punta del piede. Il Chieri, nonostante l'assenza dell'attaccante grande ex di turno Lazzaro, resta sempre una squadra tosta. I corsari invece sembrano sentire il peso dell'importanza della gara. I rossoblù si fanno vedere infatti solo dopo 21 minuti, quando Boasferre dalla propria area di rigore lancia in avanti Firenze in un contropiede, ma il tiro del fantasista Sestrino si spegne comodamente tra le braccia dell'estremo difensore avversario. La ripresa si apre con il Chieri che sfiora la rete con Spera, il cui diagonale fa la barba al palo. Al 19esimo legno colpito dai piemontesi, pallonetto di Valente, deviazione di Bettati e palla che rimbalza sulla parte superiore della traversa e la sberla che sveglia i corsari. Al 22esimo protesta del Sesto Levante per un atterramento in area ai danni di Boasfer, per l'arbitro è tutto regolare. Al 28esimo ecco l'azione più clamorosa dell'intera partita, calcio di posizione di Longobardi e Paolo interno alla faccia delle leggi della fisica, la sfera non entra infatti in porta. I padroni di casa prendono coraggio, alla mezz'ora Melli costringe Tunno a salvarsi in corner. L'arrimaggio corsaro prosegue, al 44esimo Longobardi, dopo aver dribblato mezza difesa del Chieri, deposita in rete una palla spinta insieme a tutto il pubblico del Sivori. Hanno fatto là per certi minuti. Gran gol quello di Longobardi, me lo fate rivedere per una volta, insomma, vi faccio un regalo da solo. Anzi, prima fatemi vedere il palo, perché io va a mettere... Adesso lo vediamo, vabbè, comunque tra poco vediamo il palo e il gol di Longobardi. La regia sarà anche il replay del rigore su Boffer, no, quello lì. Okay. No. Mi fa un commento sul Rapallo Bogliasco, così impari, e sul Sestri? Ah, Rapallo Bogliasco sono andato a vederlo ieri. E diciamo che da due o tre mesi che ha cambiato marcia, perché sì, fine del girone d'andata penso che pochi avrebbero pensato che si salvasse senza play-out, come è attualmente. Quindi sicuramente... Oh, che palo! Vabbè. Sicuramente bisogna dare i meriti anche al nuovo allenatore, perché comunque da quando è arrivato lui c'è stata magari un po' di difficoltà, mi sembra, le prime 3-4 partite, però poi hanno, diciamo, cambiato tanti giocatori. Sicuramente le difficoltà sono state anche, penso che avranno avuto 40 giocatori tesserati in tutto l'anno, quindi purtroppo le difficoltà è normale che ci siano quando continui a cambiare sicuramente formazione, però adesso dipende da loro la salvezza diretta, comunque è già buono, ecco, sì, una giornata alla fine. Sì. Sestri invece
che dire, secondo me di tutto il calcio dilettantistico in Liguria è la sorpresa, tra virgolette, più bella, perché comunque... Questo è un gran bel gol, eh? Sì. Questo non c'entra niente. Signor giocatore. Ci ha dato una bomba tremenda. Io il Sestri l'ho visto giocare contro il Rapallo Bogliasco al Sivori un mesetto fa. Se ti ricordi ti ho detto una cosa a fine partita, ti ho detto che in questa squadra si vede la mano dell'allenatore e che quell'allenatore lì è destinato a far carriera. Sestri, spero veramente che, peccato veramente per i due punti che ha perso col Borgomanero in casa, mi vengono in mente, cioè comunque potrebbe essere veramente lì a pari punti, ecco, però... C'è da dire che il Cuneo ha perso due mesi, un mese e mezzo, infatti poi c'è stato il cambio con Iacolino. Però ha fatto già mille, cioè ha fatto mille, nel senso, esatto. Nel Chieri... Poi scusami la Lavagnese, anche perché cioè, non è che perché salva magari da due mesi, non... Lavagnese bisogna solo andare un pochino più a ritroso, analizzare che comunque è da più di 10 anni che... Peccato che non c'era Mirante, hanno fatto tutta la stagione sì, Mirante. Sì, è vero, è vero, peccato. È vero. Però una gran realtà, persone serie, e secondo me è un modello da prendere, è un modello da prendere perché comunque sono salvi da due mesi e lanciano qualche... anche magari per necessità di formazione comunque lanciano tanti giovani e una realtà che non può magari ambire ad andare tra i professionisti di più cosa deve fare, cioè, quindi... merito la Lavagnese. Allora, nel Chieri ieri ha fatto il bello e cattivo tempo Semioli, ex Chievo Verona, e mi diceva Ambro che insomma questi giocatori che poi scendono di categoria, tu hai giocato contro, diceva... ai tempi quando ero a Ponte Decimo ho avuto la fortuna di giocare ad esempio all'Arena Garibaldi contro il Pisa e quando li guardi magari dalla gradinata gente come ai tempi Compianto Signorini o altri giocatori se lì che magari tra virgolette li insacchi perché sbagliano un passaggio o qualcosa, poi quando sei davanti a loro e comunque ci giochi contro capisci perché tu al massimo di fortuna oppure qualcosa ti sei regalato una partita contro il Pisa mentre questi hanno fatto la Serie A, cioè lo capisci, sono dei giocatori di altre categorie da un punto di vista cioè di testa, fisico, atletico, è proprio un altro pianeta. Ci sono andato filmato sul Sesti, ma parliamo ancora con i miei ospiti e vado a quelli del Cogna, tranquillo, quelli del Cogna. Mi fate il nome di un giocatore che secondo voi quest'anno ha dato qualcosina in più, fermo restando che tutti hanno dato qualcosa in più per ottenere questa salvezza, ma un nome giusto per farti litigare con qualche tuo nello spogliatore. Dura. Prima Fabrizio e poi... Non dire il mio stesso, quindi vedete. No, allora dillo prima tu, stesso. Così almeno lui è bruciato. Io dico Edoardo Dondero. E perché? Perché ci ha tolto le castagne dal fuoco in diverse occasioni, e c'entra poco con la seconda categoria, però è stato blindato dal direttore sportivo per i prossimi 2 anni. Devo venire con molte valigette, se lo voglio. Io dico lui, poi... Che ha già ricevuto richieste, diciamo. Fammi un altro nome. Io te ne faccio un altro e premio Luca Mascia, che è una persona pazzesca. E solo perché dopo il primo allenamento l'ho chiamato e lui voleva venire a tutti i costi, lui, in qualsiasi modo, col treno, mi ha perfino il motorino, qualche sera è venuto su, quindi... uno che si è ambientato fin da subito con tutti noi e si ferma sempre anche dopo le partite, a volte lo portiamo un pazzo, lo portiamo in stazione a vagare, a prendere il treno per Rapallo. No, lui è secondo me è stato un bel acquisto e speriamo di tenerlo anche l'anno prossimo. Ti ho chiesto l'allenatore, ti chiedo invece il compagno di squadra, quello con cui poi sei stato più affezionato e quello secondo te più forte con cui hai giocato. Allora, più affezionato mi mette in difficoltà perché io c'hanno tanta più affezionato, diciamo, no, non mi metto, il più affezionato è Diego Marrale perché siamo cresciuti nella stessa via, mi veniva a citofonare lui o io andavo a citofonare a lui.
allo col pallone in mano, lui a 7 anni c'aveva già quella mina di sinistro che buttava giù le finestre, spaccava dei vetri, scappavamo, faceva, quindi lì c'è proprio un'amicizia storica, ecco. Il più forte ce ne sono stati diversi, perché da Dagnino, che io c'avevo il latte quando avevo ancora il latte sulle labbra, quando lui si era già strafermato, ecco, vederlo anche in allenamento era comunque uno spettacolo. E soprattutto poi infatti è anche diventato un grande allenatore, perché anche verso i più giovani, anche lui era un giocatore affermato da anni, aveva un nome, tutto, e anche un soprannome, il principe, come lo chiamavano, era sempre comunque prodigo di consigli, non ti metteva in soggezione o quant'altro. Infatti non ho fatto fatica a vedere comunque poi anche la carriera da allenatore che ha fatto. Poi ci sono anche stati tanti altri giocatori, da Mosca, che aveva giocato nel Rappallo, poi nello Spezia, che ha fatto professionista, era un singolo giocatore, a Santa Pertusi, che è stato anche, cioè, ho avuto la fortuna con qualche giocatore che ha fatto i professionisti, avrò la fortuna di farci qualche partita insieme. Questi ora primi nomi che mi vengono in mente, però poi che nomi, ce ne sarebbero anche altri. Bravo. Pernigotti è un allenatore, secondo me, di cui se ne parla poco. Meglio per voi, eh? Meglio per noi. Però è un allenatore di cui se ne parla poco, anche perché il personaggio non è uno propenso a parlare molto, sì. Uno che parla poco, quando parla si fa anche sentire. Diciamo che non gli piace prendere la scena, quindi... Ecco, è anche migliorato in questi anni. Comunque è il terzo anno che allena, ha vinto il campionato di seconda il primo anno, la salvezza l'anno scorso, playoff quest'anno, e secondo me sicuramente ha un grosso, secondo me una sua grossa qualità è quella di saper leggere le partite, perché comunque a volte sia prima della partita che a fine primo tempo magari capisce che può mettersi male, lo dice, effettivamente poi a volte se non abbiamo un certo tipo di atteggiamento le cose vanno come dice lui, a volte riesce a fare i cambi giusti e a correggere, e quindi, e poi un'altra, secondo me, dote molto importante che ha è quella di saper dare molta considerazione soprattutto a chi ha meno spazio, a chi gioca magari un po' meno, che è una cosa molto importante. Perché chiaramente chi gioca sempre considerazione chiaramente ce l'ha, magari che ha un po' meno spazio lui lo fa sentire importante, quindi secondo me è una cosa molto, molto importante, una qualità. Ultimo giro di domande, prossimo anno si soffre di meno, penso che sia l'obiettivo, eh? Sicuramente. Non si sa neanche se ci scriviamo. Ecco, sempre la dura realtà. Lui è più pragmatico, più... No, lui è disfattista. No, le voci che girano sono queste. Poi sicuramente vogliamo... quello penso che sia un problema di molte squadre, se non per tutte, però... Vogliamo fare sicuramente meglio. Diciamo che ora facciamo passare ancora un po' di tempo e speriamo di riconfermare Roberto Torre dove... Ci siamo trovati bene noi e si è trovato bene molto anche lui, e speriamo di allestire una bella squadra, da fare un campionato più tranquillo rispetto all'anno scorso. Questo sarebbe un bel punto di partenza, riavere in panchina attuale. Sì, anche perché comunque ci siamo anche divertiti, nonostante che comunque non è che non corressimo, perché comunque ogni tre settimane erano 4 km di ripetute, quindi insomma, cioè, non è partitelle a pressione, però poi i 15-16 elementi poi c'erano sempre, chi mancava per influenza, chi perché si era rotto il naso, chi per molti motivi, però ci siamo sempre stati. Ripartire con lui sarebbe bello, bisognerà vedere se si potrà. La dirigenza comandano loro, il presidente bisogna vedere cosa vorrà fare, se iscrivere la squadra, se no le voci non sono delle più... Non mi fa ridere perché è vero. Mi vale, gira questa voce. Vabbè, vediamo. Finora non abbiamo appena finito, quindi vediamo. Sì, ci riposiamo un attimo aperto, poi.
ogni tanto ciclicamente qualcheduno vi tira per la giacchetta per qualche, no, qualche fusione, voi andate avanti per la vostra strada, immagino. Ma lo chiedi tutte le volte, ma... appunto. No, andiamo avanti per la nostra strada, porta male le fusioni, vedi che no, andiamo avanti per la nostra strada tranquilli, contenti così. Ma più di questi playoff cosa può fare questa Reuters qua? Terza categoria, seconda, prima salvezza, secondo anno di salvezza, playoff. Seriamente ti dico anche che comunque, cioè, quello che abbiamo vissuto in questi 5 anni di storia, ci sono anche realtà che magari non lo vivono neanche in 30 anni di storia, comunque, nel senso di vincere 2 campionati, fare quello che abbiamo fatto, nel senso, siamo contenti. Chiaro che obiettivamente non mi nascondo, per far qualcosa di più è normale che ci vuole, iniziamo a parlare di cose diverse, quindi ci vuole una base economica. Noi, la nostra, noi non vogliamo neanche snaturare quello che siamo, nel senso, noi penso che abbiamo dimostrato di poter far bene, più di così non lo so sinceramente, però sicuramente non andremo a snaturarci, ecco, quello lo posso dire, che piuttosto torniamo da dove siamo venuti, ma non andremo, ecco, a promettere mari e monti a giocatori per convincerli a venire, ecco, questi comportamenti qua non sono i nostri, ecco. Siamo arrivati alla fine, tra poco vediamo il filmato dei tifosi. Sei convinto, neanche dopo 2 ore di trasmissione abbandoni il calcio? Ma guarda, sabato, pur di convincere, mi hanno dato fascia di capitano, commiati di addio, mi ha fatto proprio per dirmi. Guarda, come ti dicevo a inizio trasmissione, se avrò la fortuna, vediamo di qualche società che magari vuole provare a darmi la possibilità e l'opportunità di trasmettere quello che poi ho dentro, perché poi chi vuol fare allenatore è perché ha qualcosa dentro e vuole trasmetterlo agli altri. Sono fortemente motivato, cioè ne ho voglia, le idee penso di averle chiare, ma fino a quando poi comunque non le tramuti in campo non sai mai se effettivamente lo sono o meno. E il giocare, se no vediamo. Se vuoi convincerlo, fai vedere il video dei 2 gol che ci ha fatto. Io ho fatto 2 pera quest'anno al Berbero. Se gli fai vedere il video magari lo convinci. Magari mi convinci. Al Macera ci ha fatto 2 pere. Ascolta, cosa ti mancherà per il calcio giocato? Una cosa, proprio una cosa. Allora, che sai che ti mancherà sicuramente. È che ce l'ho da quando ho incominciato, che quando sei lì dentro dimentico tutto. Penso solo a divertirmi. Cioè, adesso a 38 anni vado allenamento, quell'oretta e mezza di allenamento che c'è, io torno bambino. Quell'ora ovviamente con la testa di un adulto, però dentro torno bambino. Io quell'ora e mezza lì è come se fossi in un altro mondo. Proprio mi piace, è una passione viscerale, ecco. Non ce l'hai solo tu, eh. È una bella cosa. Immagino. Prossimo turno di Serie D, San Colombano, Sesti Levante, Chieri, Rapallo Bogliasco, Lavagnese, Oltre Povoghera. C'è anche Cuneo contro la Caronnese, ma si sa, vincerà il Cuneo. Allora, diciamo, facciamo... Si toccano a Sestri o Cuneo, secondo te? Cuneo non ci arriva in tela tua, arriviamo a malapena a Portofino. Allora, io ringrazio i miei 3 ospiti, adesso saluto i miei ospiti e poi arriverà un filmato e la trasmissione si concluderà così. Ringrazio i miei 4 ospiti partendo con i 2 del CONI, Fabrizio Dondero, dirigente, e Damiano Bacigalupo. Buonasera, volevo salutare Cosimo e Trebbia. Ok. Ringrazio Cece per i suoi meni. E quel secco di Danilo. Quel secco di Danilo. Ringrazio Marco Ambrosino. Allora, buonasera, altrettanto, grazie. Centrocampista della Rapid, che ho provato a non far smettere di giocare a pallone. Poi Gabriele Piegati, direttore sportivo della Roma. Grazie, buonasera a tutti. Bene, adesso noi mandiamo in onda un filmato dell'atmosfera che si respirava ieri al Sivo, sono immagini prese da Facebook, io vi saluto, andrà in onda poi la sigla, quindi vi lascio la programmazione di Entra TV, punto spot, torna ancora lunedì prossimo in diretta, come sempre dai studi di Via Dante, vi terremo compagnia ancora per tutto maggio, vi auguro una buona serata e ancora il filmato appunto dal Sivo degli Sesti.
la 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 l'Unione, l'Unione, la 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 l'Unione, l'Unione, la 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 la. La la la.